Ester Gallina, centrale dell'Alba Volley di B2. Ciao Ester, sabato sera dalle tante emozioni nella partita in casa contro Club 76 Chieri, in cui arriva la prima sconfitta di questo 2024, ma nulla toglie il percorso che state facendo. Innanzitutto ciao, sì, sicuramente sabato è stata una partita dalle tante emozioni, dalla gioia dei set vinti fino a dispiacere dei set persi. Nonostante questo ce l'aspettavamo, abbiamo lavorato duramente in allenamento la scorsa settimana, eravamo preparati a una partita che, come si può vedere dai parziali, è stata molto combattuta e nonostante questo non ci buttiamo giù di morale, continueremo a lavorare per la prossima partita, anche sapendo di essere sostenute da un grandissimo tifo che sabato ha fatto la sua figura. Appunto, domenica avrete l'occasione di rifarvi subito, anche se il calendario non vi aiuta, mettendovi di fronte una trasferta molto impegnativa contro la Due Volley Castellanza, unica squadra ad aver portato via punti al Palacentro Storico nel girone dell'andata. Sì, ci ricordiamo della partita dell'andata, sicuramente questa volta siamo una squadra un po' più diversa, magari più preparata, con sicuramente più esperienza date le partite che ci sono state nel mezzo. Anche stavolta noi continueremo a lavorare, da lunedì siamo in palestra che proviamo a smussare i nostri punti critici e vedremo come andrà domenica, sicuramente siamo pronte per affrontare una nuova partita. Allora, invitiamo tutti i tifosi. Sì, invitiamo tutti i nostri tifosi domenica di persona alle 17 a Castellanza oppure online sulla piattaforma Facebook. Allora, in bocca al lupo. Grazie a Crepi!